Napolitano, 543. Lasciatemi osservare che il mio settennato non è mai stato al riparo da tensioni e da bruschi alti e bassi, anche se in fondo siamo sempre riusciti a superare i più acuti momenti di crisi e rischi di scontro sul piano istituzionale. Confido che la mia testimonianza e le mie parole di oggi possano essere raccolte da chi mi succederà nelle funzioni di capo dello Stato e da tutte le istituzioni rappresentative, a cominciare dal Parlamento che sta per essere eletto. Io non ho molto di che alimentare i vostri taccuini. Avete saputo che ho appena firmato il decreto di scioglimento delle Camere e questa è stata la conclusione prevista e la conclusione già segnata dai fatti. Nella fase che ora si apre occorre procedere senza sterili lungaggini ma con grande ponderazione ed equilibrio. Io nel dubbio mollo. Purtroppo non posso mollare adesso. Cari italiane, cari italiani, se non si fosse capito, io sto prendendo tempo perché obiettivamente, con viva e vibrante soddisfazione, diciamoci, io non so che cazzo fare. Siamo oggi noi italiani, credo che lo sappiamo bene, di nuovo in un momento difficile e duro. Da che nottata, che sto passando, che faccio corazziere uno? Che faccio? Pronto, sono Giorgio, Pierluigi, sono Giorgio. Poi, presidente. Sì, dormivi, grazie. È dalle primarie che non dormo. C'è qualche aspetto sta telefonata. Come si può aspettare l'uva nel deserto, ragazzi? Ecco, allora, già che ci sei sveglio, ci avresti mica un numero di Grillo? Io. Sono più sveglio. Io. Sì, no, lui mi è piaciuto molto. Beh. Allora dobbiamo provare un altro, non chiamarlo più Morfeo. Sono una persona molto avanti negli anni, è necessario passare la mano, è necessario che si facciano avanti altri anche per la carica di Presidente della Repubblica. Quindi dopo il maggio del 2013 ci potremo rivedere quando vorrete, ma io da privato cittadino.
Una parte dell'impasse politico che stiamo vivendo in queste ore, in questi giorni, ormai sono passati molti giorni, deriva dal fatto che ancora non ci si è messi d'accordo e non si è neanche trovato un discorso comune per eleggere il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è un ruolo ovviamente fondamentale, non stiamo qua a farne la storia, ma basti pensare che dura 7 anni, mentre i prossimi governi dureranno 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi. Insomma, il Presidente della Repubblica non solo darà l'incarico, punto di domanda, ancora a Bersani o a qualcun altro, o al Premier del Presidente. Insomma, il Presidente della Repubblica è uno di quegli snodi che avviene ovviamente ogni 7 anni, per i quali un po' di impasse politico è normale. Comprensibilmente oggi l'Italia ha bisogno di tutt'altro, di essere governata, ma c'è un'altra questione politica fondamentale di queste ore, che mentre la sinistra si sta, come possiamo dire, distruggendo nel tirar fuori nomi che poi vengono impallinati dai suoi diversi rappresentanti, l'ultimo caso è stato quello di Marini, che non è esattamente di sinistra, ma nei confronti dei quali c'è stato un tiro ad alzo zero da parte di Renzi, che ha detto, beh, insomma, non è stato neanche eletto alle elezioni, lo vogliamo eleggere alla Presidenza della Repubblica. E un altro grande nome che gira in queste ore è invece quello di Romano Prodi, che a sua volta è stato invece un po', diciamo, impallinato, se si volesse arrivare a un accordo da Berlusconi in piazza, con una coreografia che è molto berlusconiana di ieri. E i grillini hanno i loro 10 nomi, che sono dei nomi che possono, come avete sentito ieri sera in onda, essere anche forse condivisi da altri. Il punto fondamentale è che c'è una carta coperta, ed è quella proprio del centrodestra, che comunque ha un terzo dei rappresentanti parlamentari e che non sembra volerle scoprire queste carte. Ovviamente vuol giocare la Presidenza della Repubblica con una presidenza del Consiglio a lei non del tutto sfavorevole, ma resta il grande tema delle prossime ore, perché il 18 inizieranno le votazioni, le prime votazioni saranno a maggioranza molto complicate da raggiungere senza un accordo, quando invece si arriverà la quarta votazione, beh, insomma, ci vorrà una maggioranza semplice, ci potrebbe anche essere quell'accordo tra Grillo e il PDE che porterebbe a un Presidente della Repubblica molto sgradito al PDL. Quindi ci rendiamo conto, oggi i problemi dell'Italia sono altri. Proprio oggi la Confindustria per le piccole e medie imprese denunciava la situazione gravissima in cui si trova l'Italia. Ma non sottovalutiamo questo passaggio, proprio perché senza questo passaggio non capiremo che governo avremo nei prossimi mesi. Buonasera da Nicola Porro. Bella e vincente come un trailer di Dan Brown, la copertina che avete visto, perché avvincente la storia che racconta. Il Quirinale è da sempre nel nostro sistema costituzionale la chiave di volta di quello che accade nella politica italiana. Le votazioni che avverranno questa settimana e la procedura che si avvia farraginosamente, ma anche sontuosamente, praticamente domani, ci diranno finalmente chi è l'inquilino del Quirinale. Questa volta c'è un pezzo in più, lo sappiamo tutti. Chi fa il Quirinale, cioè chi elegge il Presidente della Repubblica, disegna anche, o non la disegna, una possibile maggioranza di governo. E soprattutto il nuovo Presidente della Repubblica scioglierà quell'ultimo miglio che è mancato questa volta, cioè deciderà che governo deve esserci, sostanzialmente se è un governo Bersani di minoranza o se è un governo del Presidente. Già c'è un grande fuoco di sbarramento, ovviamente, e molti nel centrodestra dicono, insieme a Silvio Berlusconi, sarebbe uno scandalo se fosse un uomo di centrosinistra. Perché? Come può accadere che sia un uomo di centrosinistra? Beh, molto semplicemente, se uno guardasse semplicemente i voti e i numeri degli eletti, sa che il centrosinistra ha quasi più del doppio, ha poco meno del doppio degli eletti del centrodestra, quindi parte già avvantaggiato. E infine c'è l'ultima chiave che possiamo darvi, che è quella che emerge dalle quirinarie del Movimento 5 Stelle. I 10 nomi disegnati da Grillo sono almeno 5 persone gradite al centro-sinistra, quindi c'è già una convergenza che è molto più ampia di quella che si può registrare nei numeri del Parlamento. E infine, queste elezioni sono anche il punto di chiusura del bilancio del settennato di Napolitano. Ha scritto oggi Eugenio Scalfari una cosa che forse pochi potranno contestare. Ha detto: Napolitano è stato forse uno dei veri presidenti super partes. Ecco, gli si potranno fare tante critiche, ma non quello di aver tirato la volata a una parte o all'altra. Però attenzione, quando fu eletto Napolitano si diceva che era il più fazioso dei possibili presidenti e che era un uomo che veniva addirittura dall'invasione dell'Ungheria. Un errore, come spesso capita quando si parla di Quirinale. Buonasera, Luca Terese.
Eccoci qua, Luca. Presentiamo subito gli ospiti, no? Per capire bene che cosa succederà in queste ore che sono definitive per la scelta del Presidente della Repubblica. Io presento subito il mio compagno di banco al giornale. Dichiariamolo subito. Paolo Guzzanti, ti ringrazio per essere qui con noi. Questa è l'unica parte di presentazione. Grazie. Che faccio io, Luca. Tutto il resto, ah, sì, tutto il resto faccio tutto io. Sì, per essere, ma io vorrei riabilitare anche Guzzanti, che non è il tuo compagno di banco. È un uomo che ha fatto la storia del giornalismo italiano, che ha scritto una biografia senza più sognare Guzzanti. Il padre. Eccolo, guarda, Paolo Guzzanti. E poi dopo Chiara Geloni, direttrice UDEM TV. No, questa è una e Pasquale Chessa, giornalista anche lui lungo corso, ma che è qui proprio come napolitanologo, ha scritto l'ultimo comunista, una biografia di Giorgio Napolitano, e ci aiuterà a raccontare la giornata di oggi. Ma siccome siamo l'informazione in diretta della 7, attenzione, Renzi, no, tu hai fatto bene a dire che aveva impallinato con quella notarella acida. Ma ci siamo diventati un ospite. Sì, ovviamente, scusami, da Milano. Peter Gomez da Milano. Vabbè, mica devo fare tutto io. Ma come no? Volevo dirti, perché mi è arrivato adesso sul tavolo, e anche a Peter interesserà questo, Renzi aveva appena impallinato con un po' di acidità Marini, dicendo, però una battuta molto efficace, non è stato eletto in Abruzzo, come potremmo portarlo sul colle. Adesso, pochi istanti fa, al TG5 ha impallinato anche la Finocchiaro. Ha detto, è quella che ricordiamo per aver fatto la spesa all'IKEA con il carrello umano. È un colpo veramente grosso da cui potremmo partire. Forse proprio da Chiara Geloni? Cioè, era il candidato unico, faticosamente costruito sui giornali di oggi. Va bene, Luca. Bersani arriva al candidato unico e subito Renzi spara. Possono... Premetto, non so voi, ma io non so niente di cosa succederà. Quindi chiacchieriamo con questa premessa, ok? Credo che... insomma, di potermi spingere a dire che molte poche persone sanno chi giovedì o venerdì o chissà quando diventerà presidente e con quale operazione politica. Credo che non lo sappiano neanche i protagonisti politici di questa vicenda, che sono ancora in una fase di studio. Premesso questo, potrebbero succedere perfino delle cose incredibili, tipo che venga eletto un presidente che non piace a Matteo Renzi. Nel caso, ecco, insomma, peccato, ma sarà il caso di farsene una ragione. Gli argomenti che ha usato Matteo in questa intervista stasera mi fanno una grande tristezza. Tristezza? Sì, una grande tristezza, perché è molto triste usare argomenti così sleali verso persone che hanno... diritto di essere trattate con rispetto e con lealtà. Allora, leggiamolo esattamente così. Mi voglio così spiegare. No, scusa, se no sembro matta. No, dico Renzi, Luca. Cosa ha detto? Sì. Leggo nomi sui giornali che sono improbabili. Finocchiaro, la ricordiamo, per la splendida spesa all'IKEA con il carrello Voglio umano. Dire una Servono cosa. Personaggi Prima efficaci. Su Franco Marini. Voglio dire una cosa su Franco Marini, perché ne ha parlato Nicola. È stato bocciato dagli elettori. Franco Marini era destinato al posto di capolista nella regione Abruzzo, ha deciso di lasciare il posto di capolista nella regione Abruzzo a Stefania Pezzopane, che è una donna e che è un simbolo delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Aquila. Era presidente della provincia ed è stata una eroina anche dei comitati civici, appartiene a uno dei paesi più colpiti, ha perso dei familiari. È una figura alla quale nel Partito Democratico sono tutti molto affezionati. Per questo motivo Marini non è stato eletto, perché siccome poi il centro-sinistra non ha vinto in Abruzzo, con questa legge elettorale ci può essere pure Napoleone candidato, ma se non si prende il premio di maggioranza non si viene eletto. Ha fatto un gesto anticasta, mi sembra giusto. Ecco. Allora, un attimo ti fermo qua, perché c'è subito, iniziate a votare perché abbiamo meno tempo, il tweet domandone di oggi ovviamente sono le nostre Quirinarie. Porro. Indovina quale ho messo io. Esprimiamo la nostra Quirinaria. Sicuramente hai messo Rodotà. No, allora, chi vorresti al Quirinale? Romano... Hashtag in onda. Voi potete votare 1 Romano Prodi, 2 Rodotà, 3 Massimo D'Alema, 4 Emma Bonino, 5 Antonio Martino. Ma solo questi si possono votare? È una selezione arbitraria fatta dalla redazione. Sono le nostre Quirinarie. Allora, Grillo si fa le sue. E tu chi vorresti, chi vorresti aggiungere? Chi vorresti aggiungere? Uno lo puoi aggiungere. L'attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che a mio parere deve essere forzato a rimanere dove sta
superare allora possiamo il momento. Accettare l'emendamento congiunto Chessa Guzzanti. No, sentiamo il ragionamento di Guzzanti. Il ragionamento è molto semplice. Napolitano ha dei grandissimi meriti e delle grandissime responsabilità. Lui ci ha messo in un particolare guaio quando, anziché portare il paese alle urne, perché si diceva i mercati, chissà che i mercati non dicono niente, si vota come si votava in Francia, come si è votato poi in Italia, e ha dato il governo a Monti, che doveva fare, io dico per la codardia di chi avrebbe vinto le elezioni, ma non se la sentiva di fare quelle riforme toste, dure, sanguinose, che invece sono state fatte da Monti, e ha creato una situazione che si trascina. Lui ha il know-how, lui sa tutto, lui ha seguito ogni passaggio, lui è l'unica persona che può portare a compimento questa disgraziata situazione. Se viene rieletto, il giorno dopo lui, Napolitano, ha di nuovo lo strumento per dire io sciolgo le Camere e far valere la sua posizione, che è nota, mi sembra, che è quella di fare un governo in cui chi ci sta ci deve stare, perché il paese viene prima delle ambizioni personali. Lui non vuole, lui lo dice ogni giorno, oggi fa dire che ha fatto i pacchi, che ha le casse, che è venuto il trasloco a portargli via la roba, bisogna che abbia pazienza, poi si dimetterà. Fermate il camion e imbavagliate Cascella, che è il suo portavoce, come è noto, il nostro collega. Barletta, no, però è una smobilitazione. Voglio subito dire una cosa. In questa copertina noi abbiamo messo la prima citazione importante in cui Napolitano si è chiamato fuori. È un'intervista a Rai Storia e Napolitano disse: sono assolutamente indisponibile. Lo ha ripetuto ciclicamente, credo almeno 4 volte. È vero, come dice Guzzanti, che potrebbe essere in qualche modo chiamato a furor di popolo? Sì, nella storia di Napolitano, nella biografia di Napolitano, lui viene sempre costretto a fare le cose. È un tratto politico. Cioè, Napolitano non si mette mai in prima fila, un po' come quel personaggio, Bartleby lo Scrivano, insomma, preferirei di no. Le preferisce sempre di no, però poi è sempre pronto a fare quel ruolo. Due esempi. E ci riesce, molto bene. Ci riesce molto bene. Napolitano. No, ci riesce molto bene. Per esempio, nel 53 diventa deputato, giovanissimo, no? Dice non volevo. quando viene eletto Presidente della Repubblica, no? 3 mesi prima, dopo la fine della sua biografia, aveva consegnato tutte le sue carte all'Istituto Gramsci, dichiarando che potevano essere consultate. Naturalmente subito dopo ci hanno ripensato. Quindi forse Lucia muove ai Gramsci. Quindi così come adesso sta facendo candidare, sta smobilitando Pasquale Cascella, che è una figura centrale. Il suo portavoce, che è una figura centrale, sì, che lo vediamo. Cioè, poi una lunga storia del giornalismo, sì, comunista. Napolitano in questo ha una grande competenza, una grande qualità politica. E viene parte, come se avesse fatto parte, il migliore esempio di quella scuola dove era un grande barone universitario, Togliatti appunto. C'è quella cold attitude che l'Italia non ha mai avuto, che forse il PC è stato. Una scuola di alti studi politici in cui tutto viene calcolato, tutto viene misurato e tutto viene vissuto sub specie politica. Era, è un uomo totus politico. Userei un po' il passato però. Allora, possiamo aggiungere questo punto 6 a furor di popolo? Lo chiedo a Lorenzo Materazzini, nostro autore. Possiamo aggiungere l'opzione 6, prorogatio di Napolitano? Sì, porti nella dialettica. No, per il voto, non confondere. Per il voto. L'inserimento del punto 6, perché vince sicuramente Napolitano. Ecco, no, io volevo. Comunque hanno già iniziato a votare, Luca. Non fare casino come al solito. Non si può aggiungere Napolitano. Scusatemi, ne possiamo parlare a lungo? Ne possiamo parlare, ma questo giochetto non può essere votante Napolitano. Lo stesso, senza scrivete. Votate Napolitano, non derogare. Sentiamo il voto di Gomez. Una piccola cosa, scusa. Posso? Io volevo dire una cosa. Io non sono la persona più adatta per dare consigli a Berlusconi, ma se lui al primo turno scopre quella carta che tu dichiari ancora coperta e dice noi votiamo Napolitano. E voi cosa fate? Il PD che cosa? Ma l'ha detto Guzzanti. Andiamo per ordine, però non facciamo troppo, se no parliamo uno sopra l'altro. Peter. Ma dato che c'è poco da ridere, vista la situazione del paese, e credo che dobbiamo essere tutti seri, sappiamo che Napolitano, al di là dei giudizi che ciascuno di noi può dare sul suo settennato, ha 87 anni.
Noi stiamo eleggendo un Presidente della Repubblica che durerà a sette anni, che deve durare sette anni e non i prossimi sette mesi. Peter, basta che si dimette quindi, dopo sei mesi, non è che deve fare esatto, un altro settennato. Se vogliamo aggiungere poca serietà al Paese, facciamo questa cosa. Per quanto riguarda gli altri interventi che avete fatto... Perché poco serio? Spiegalo, Peter. Perché secondo te è poco seria perché la prorogazione? Perché una cosa su cui siamo d'accordo, sia che siamo a destra, a sinistra o centro, questo voto davvero, come dice Bersani, e questa è una delle volte in cui do ragione a Bersani, ha chiesto il cambiamento. Il cambiamento in questo caso deve partire per forza dalla Presidenza della Repubblica, perché io ho visto dalla partenza della Repubblica e questa occasione non va persa. Non abbiamo bisogno di un pastrocchio, perché pensare che un uomo di 87 anni, al di là dei giudizi che si possono dare sul suo operato, e i miei, come noto, non sono completamente positivi, perché ritengo che lui, come tutti, sia stato un presidente politico e quindi bisogna dare una valutazione politica, si è autorizzati a dare una valutazione politica sul suo operato e alla fine quello che ha portato a casa Napolitano non è granché, al di là delle sue intenzioni, nessuno dei suoi moniti è stato seguito, ha approvato una serie di leggi incostituzionali sapendo che erano incostituzionali, poi cassate dalla Corte Costituzionale, ed è accaduto anche quel che peggio, ed è questo uno dei problemi rispetto ai cittadini, che quando i cittadini gli hanno chiesto conto e ragione, lui ha risposto, ci sono i filmati su YouTube, li potete vedere, in maniera piuttosto stizzita, dicendo una cosa vera ma anche falsa, cioè dicendo ma io se non le firmo le leggi possono essere ripresentate e a quel punto sono obbligate a farle passare, vero, ma sappiamo che in altri casi e per altre leggi, per esempio sul collegato lavoro, non l'ha fatto, ma comunque al di là di tutto questo è un giudizio mio che sarà diverso da quello di Guzzanti o quant'altro, indice di serietà sarebbe non scherzare visto la situazione del paese e pensare bene e leggere un presidente che duri sette anni e che venga incontro rispetto alla volontà di cambiamento espressa da tutti i cittadini e che cerchi di dare un segnale rispetto a questo discorso. Ma scusami, però Peter, è molto bello il tuo discorso, ma cosa vuol dire volontà di cambiamento? Perché poi la volontà di cambiamento a seconda dei punti di vista può avere declinazioni no, diverse. C'è un punto di vista che è abbastanza chiaro ed è stato espresso bene da un 60% dei cittadini, e o cioè? Forse anche di più. C'è un problema grosso di fiducia nei partiti e nella classe politica. Quindi fuori questo dai partiti? Dicono tutti. O una figura che magari abbia anche un passato politico, ma che sia grandemente apprezzata. La critica che si fa a Renzi rispetto alla questione di Anna Finocchiaro, certo sarà inelegante, ma questo è quello che si ricorda nell'immaginario collettivo di Anna Finocchiaro. Ma e questo sarebbe un problema, come si ricorda che suo... No, sarebbe un problema, lo dico oggettivamente, come si ricorda il fatto che suo marito, se sono aggiornato, è sotto processo a Catania. E allora non sta bene eleggere un Presidente Peter, Repubblica fammi fare una parte che non è quella. Scusami, Peter, fammi fare una parte che non è quella che mi compete. Però pensiamo che una foto pubblicata sul Tempo di Romano Prodi che va con la macchina blu a fare jogging nel centro di un parco romano valga quanto andare con la scorta all'IKEA. E allora a questo punto non riesco a capire come il partito del cambiamento, cioè quel 30% che vota Grillo, l'ha inserito tra i 10 possibili. Può essere un problema. Ma l'ha inserito lo stesso Grillo, cioè il più puro... Allora non si tratta di fare endorsement a quello che dice Grillo, si tratta di prendere atto di un sentimento che c'è nel paese. Scusate, poiché io odio questo sentimento di cui tanto si parla, fatemi dire una cosa su questa questione della Finocchiaro. Sì, che dell'IKEA. Io non adoro, ma io non le do particolarmente. Una no, scusa, da cronista... basta con l'immaginario collettivo. Io sono stato 4 anni sotto scorta, non per mia decisione, ma perché me la sono trovata un giorno e per 4 anni io non sono potuto andare neanche al bar a prendere il caffè, né certo. Dal giornalaio a comprare il giornale, né a prendere i miei figli a scuola, se non attaccato alla scorta, con la scorta, con ma due signori, con due mitragliette. Suppongo che questa fosse anche la sorte di Anna Finocchiaro, quando, di Prodi. La quale, certamente, se deve andare all'IKEA, ci va naturalmente con la scorta. La quale scorta, siccome deve andare presto, ma aiuta la persona a mettere la roba nel cartello, perché non è pericoloso stazionare lì. Smettiamola con questa cosa che la gente ha l'immaginario collettivo. La gente imparasse cos'è la realtà.
Al di là dell'ottima figura di Anna Finocchiaro, al fatto che suo marito abbia un procedimento giudiziario in corso a Catania, cosa accadrebbe se un domani è sicuramente innocente venisse assolto? Ci sarebbero polemiche perché si direbbe è stato assolto. Ma se fosse ragazzi, un uomo, dobbiamo scusami. Prendere non è colpa sua. Se fosse non è l'uomo, sua. Tu andresti a guardare il curriculum della moglie? Vabbè, certamente. No. C'è un curriculum giudiziario. No. Cos'è certamente. Questo paternalismo? Ma bisogna rispondere dei parenti fino a che grado? Ma di un uomo che non è condannato di niente a solo un'indagine. Le posso dire, Geloni, che il fatto guarda uomini e donne in maniera totalmente uguale e loro hanno dimostrato. Però non c'è una questione di femminismo o di maschilismo. No. Mi scusi, finiamola qua per un attimo perché sennò abbiamo perso i binari della discussione. Comunque la penso totalmente benissimo, però adesso non ci mettiamo anche. La scorta è un'altra di quelle cose su cui non bisogna. Bisogna scherzare. Benissimo, mi è chiarissimo. Cose serie. La cosa della Lombardia. Ma diciamogliele ai cittadini, perché se seguitiamo a sostenere questa idiozia del comune sentire e dell'indignazione per delle sciocchezze, noi non facciamo il nostro mestiere di bravi giornalisti e di testimoni. Giusto, glielo diciamo, però l'elezione del Presidente della Repubblica è settimana prossima e diciamo che non abbiamo il tempo di convincerli. No, basta un buon messaggio, basta diffondere il messaggio. E non avallare le scemenze del grillismo di questa roba qua che noi almeno a me non piace affatto perché questo è il cancro che ci stiamo portando addosso. Ce ne sono tanti altri che non sono in quella situazione. Però Guzzanti, voglio chiederti una cosa, quello che mi stupisce è che l'utilizzo di questo messaggio sulla Finocchiaro arriva da Renzi. Cioè, mi chiedo se ormai il virus è completamente. Ma Renzi mi è molto simpatico perché è il primo vero non comunista di quella gerarchia e quindi questo è il motivo per cui Renzi ha potenzialmente una capacità di radunare consensi che nessun altro lì dentro ha. Ciò detto, lui mi pare che gioca in una maniera molto disinvolta e questa storia delle impallinature io trovo anche che facciamo male noi giornalisti a prendere nota. Impallinato, questo è impallinato, quell'altro, allora questo cade, questo anche secondo me dà una visione critica. Sento il diritto di dire che se dovessi criticare la Finocchiaro lo farei su dei motivi politici. Però se Renzi in un telegiornale di grandissimo ascolto appena il gruppo Bersaniano ha designato un nome anche con fatica dice quella non può andare perché aveva il carrello all'Ikea è un dato. Che tu soprattutto ti cambia il registro di Renzi non vuol dire né avallare né non avallare. Siamo informati. Posso chiedere a Chessa una cosa però perché un altro amante dell'idea di una prorogatio di Napolitano l'obiezione lasci perdere un attimo la questione del carrello di queste togliamola però l'obiezione che la scelta di Napolitano sia una scelta molto poco al passo con i tempi perché non si è riusciti a trovare una persona altrettanto valida è una scelta di crisi è ovvio è una scelta di una politica che non trova la soluzione però è una scelta. Il Quirinale è sempre stato una grande scommessa politica nella quale non si esercita. Bisogna saperle fare le elezioni del Quirinale. Nel mio libro, L'ultimo comunista, appunto, siccome il paragone mi interessa, ho scritto anche dei libri con Cossiga, c'è il modo con cui Napolitano gestisce dentro la direzione del PC l'elezione di Cossiga. Sì. E dice, attenzione, se noi portiamo i nostri voti al primo turno, i nostri voti, i voti della sinistra indipendente, e allora c'era la sinistra indipendente, c'era Rodotà, ho parlato con Rodotà, e li portiamo, sono 232, non ci sono franchi tiratori che tengano. Che cosa voleva dire? Che i candidati della Democrazia Cristiana sarebbero stati sottoposti eventualmente a una filibusta che li poteva far crollare. Che come accadde a Forlani in modo clamoroso, come era accaduto altre volte. Allora lui dice, noi facciamo votiamo questa subito. Mossa, cioè... E dice, e noi la portiamo al primo turno, perché così noi facciamo, è vero, facciamo, rispose, credo, al padre di Barca. Si litigava sempre, ma lui dice, certo, eleggiamo un democristiano. Ma è un democristiano che non conta molto, diciamo così. E successe poi a lui di avere lo stesso ruolo. Nel PC non contava molto, come Cossiga non contava era molto considerato nella DC. Ma entrambi divennero due presidenti molto autonomi e fortissimi. Perché? Perché il Quirinale c'ha quel tocco magico che trasforma i giudizi. Vedo il ritratto di Rodotà che mette il nostro regista, non so se perché ci sono antivoti o perché è l'uomo che io preferirei. Vorrei chiedere a Peter telegraficamente, poi anche alla Geloni, che sono gli unici che non si sono espressi, chi è il loro uomo per il Quirinale? Tra questi che avete sì, elencato. Tra i nomi che circolano. No, puoi dire chi vuoi. Uno di questi o chi vuoi.
Rodotà o Prodi. Ah. Rodotà per la alta figura. E la scorta di Prodi non vale? Prodi, io voglio andare sul tuo campo, scorta, io voglio andare sul tuo campo, Peter. No, aspetta un attimo, Nicola. Io, non io penso facendo... che non valga né per la Finocchiaro né per Prodi, che non sia un buon motivo per non pensare che sia un buon presidente. Nicola, io, come hai notato, non ho fatto mie, ho fatto l'analisi di quello che si legge, che si percepisce tra molti, la maggior parte dei cittadini. Ho fatto un altro discorso, perché eventualmente Prodi al posto di Rodotà? Appunto perché andiamo di fronte a anni che sono difficili, non avremo un governo stabile prima di un anno e mezzo, ed essendo è stato Presidente della Commissione Europea, è la persona che possiamo spendere in Europa quando si andrà a trattare sulla BCE, il dopo esclusivamente per questa logica. Io preferirei Rodotà, però ecco, capisco la logica Prodi. Però Peter, adesso che Rodotà e Prodi rappresentino un'idea di cambiamento... Scusate, noi... No, non lo chiedo, se vale il carrello, ma per Prodi potrà valere la questione della seduta spiritica davanti ai magistrati, davanti alle commissioni d'inchiesta. Sappiamo che stiamo parlando di un episodio legato all'avvenimento Moro. No, per chi non lo sa, raccontalo. Ma è semplicissimo. Durante il rapimento Moro, Prodi partecipò a una cosiddetta seduta spiritica. Lui è un cristiano, io non credo ai fantasmi, non so voi se credete ai fantasmi, nel corso della quale fu detto che un piattino, muovendosi da solo, designò sulle lettere disposte su un tavolo la parola Gradoli, che, guarda caso, corrispondeva all'indirizzo di via Gradoli, dove c'era il covo delle Brigate Rosse del comando operativo che presumibilmente aveva rapito Aldo Moro. Ma ci fu un depistaggio per cui le forze dell'ordine andarono invece a Gradoli Paese facendo un buco nell'acqua. Che su allora, questo poi è storia... stato accertato che forse questo... era una fonte del movimento. No, non è stato accertato. Io ho interrogato Prodi come presidente di una commissione parlamentare, gli ho chiesto se lui confermava che il piattino si muoveva e lui disse... Confermo quello che ho detto al magistrato. No, cioè, che il piattino si muoveva. Questo non si poteva svelare che era una fonte che viene dal movimento. Scusate, però, e ce n'è di più. Adesso stiamo impallinando. Stiamo impallinando i candidati. Io lo trovo. Io volevo dire che io non voto. A parte il fatto che Prodi spaccherebbe il paese in due, voglio vedere come lo riuscirebbe. Uno per volta, per favore, perché facciamo già Tedesco ed io, facciamo un casino pazzesco. Figurati noi. No. Chessa, prego, e poi Geloni, che avevamo detto che... Velocissimamente. Non, il mio non è un voto per Napolitano, è un'analisi che mi porta a credere di Napolitano. Penso invece che, come idea di quello che sta succedendo, secondo me davvero Prodi o D'Alema è la vera sfida allo stato attuale che si sta giocando. La vera partita, se l'analizziamo politicamente, al di là dei carrelli, tranne gli outsider. Outsider è un presidente per caso, ma allora possono anche fare tutti, Riccardo sì. Muti. Vabbè, ma allora... Riccardo Muti sarebbe un'ottima scelta. Sì, vabbè, un'ottima scelta. Da un anche da porti una figura di importanza planetaria, a Berlusconi gliel'abbiamo consigliato, però voglio dire che ti dice di no. È una persona allora per bene. Anche Gigi Riva perché non è la stessa cosa, perché eccellono entrambi nel loro mestiere, basta, cioè voglio dire, Gigi Riva è come Muti, Gigi Riva sarebbe un ottimo candidato. Però direbbe Gomez che no, è indagato adesso per una per una vergogna, è indagato. No, Luca, davvero non avete capito il mio discorso non è che io direi che no, io l'ho capito benissimo, che dobbiamo porci il problema di cosa direbbe una parte rilevantissima dell'opinione pubblica in un paese spaccato, e quindi perché mettere degli elementi... Ma ho capito, Peter, ma cosa direbbe su Prodi, scusami, però io non riesco a... Ma esattamente, intanto è vero che la mia risposta è stata Rodotà, e in seconda battuta Prodi. Sono perfettamente d'accordo con te, cosa perché direbbe probabilmente Prodi, lo sappiamo. Ma forse Prodi, che non Prodi, stesso... ti dico solo che capisco il ragionamento che si fa rispetto ai rapporti internazionali. Però posso dire che Guzzanti e Porro state cercando in qualche modo di delegittimare Prodi con lo stesso metodo che criticate. Ma secondo me Prodi è assolutamente con lo stesso metodo che di criticate. Cosa? Cioè, nel senso, criticatelo politicamente, non cercate di trovare un difetto fatale o un peccato mortale che sarebbe nascosto nel piattino o nella macchina. Non è un dettaglio, poiché i piattini non sono accuso Prodi di avere mentito al magistrato e al Parlamento, va bene? E siccome ero presidente di una commissione parlamentare, accuso Romano Prodi di avere mentito. Questa mi sembra una cosa
cosa che risulta dal fatto che i piattini non si muovono come lui ha sostenuto. Questo mi sembra un fatto più importante dei carrelli della spesa. Sarebbe meglio se lo criticassi politicamente. Politicamente lo trovo che è stato un presidente del Consiglio talmente inetto che nel suo partito lo hanno cacciato via e ci hanno messo D'Alema. È durato lo spazio di un mattino e lo hanno fatto fuori. Forse è l'unico che ha vinto due volte contro Berlusconi. Sì, c'è questo peccato mortale. La seconda vittoria come è stata produttiva per il Paese, per la politica e per tutto. È stato un grande successo, effettivamente. Come presidente dell'IRI fece quel pasticcio enorme della Smea De Benedetti e De Benedetti a me mi ha detto nell'intervista che ho pubblicato nel libro, De Benedetti rimase di sale quando vide che Romano Prodi, presidente dell'IRI, gli aveva dato la Smea senza avvertire il presidente del Consiglio, perché aveva fatto una cosa di inciuscio politico per conto suo. Bene. Questa è un'accusa di Carlo De Benedetti, va bene? Non che c'è nel tuo libro qua dentro? Questo è un altro libro. Ah, nel primo, l'intervista. C'è ragione, si sta sostraendo. Sì, no, è la direttrice di UDEM, ha un mandato sacrale. Una dichiarazione. No, vorrei stupire Paolo Guzzanti. Oh, finalmente. E dirgli questo, che, allora, la mia preferenza per affetto non può che andare a Franco Marini e chiudo la parentesi. Però volevo dire una cosa su Prodi. Io voterei molto volentieri Romano Prodi e credo che sia giusto quello che dice Gomez, cioè che come statura internazionale forse è il nome o comunque sicuramente è uno dei nomi che l'Italia oggi può esprimere più prestigiosi e più all'altezza del compito. Per me, anche da un punto di vista generazionale, sarebbe un simbolo di una politica alla quale mi sono appassionata, però capisco quello che dice Guzzanti. Non il fatto del piattino, che mi sembra un po' detto da un giornalista che sa cosa vuol dire coprire le fonti, un non argomento. Era un problema no, di scusa, le fonti. Fammi finire. Sì, sì. Un argomento un po' debole, diciamo. Ma io credo che, siccome il Presidente della Repubblica deve rappresentare l'unità della nazione, sia accoglibile l'argomento, non magari nel modo sbracato con cui l'ha detto ieri Berlusconi, ma l'argomento che per metà del paese questa figura rischia di essere molto divisiva. E quindi, se si trovano altre soluzioni più condivise, io penso che sarebbe una buona cosa. Se invece non si trovassero, credo che Prodi sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica eletto da una parte. Scusa, Chiara, Chessa ti ha fatto un sottotitolo. Scusa, ha detto sta dicendo D'Alema, cioè che la cresce D'Alema. Cresce D'Alema. No. Prodi non c'è retro. A me ne piacciono tanti di nomi che girano. No, volevo sto cercando di capire adesso. Noi non votiamo, per fortuna. No, infatti. No, però sappiamo, conosciamo un sacco di quelli che votano. E secondo me, Guzzanti, quanto sarà fondamentale il Presidente della Repubblica nei prossimi mesi, secondo te? Enormemente, perché la figura del Presidente della Repubblica, che nella Carta Costituzionale non è disegnato in una maniera precisa, si è andato delineando negli anni secondo i presidenti. Ci sono stati presidenti come Leone, che faceva il notaio, poi lo cacciarono via, e ci sono stati dei presidenti interventisti, Cossiga che faceva il picconatore, eccetera. Oggi con Napolitano, di fatto, Napolitano è stato costretto, poveretto, non è un'accusa che gli faccio, anzi, prendo atto, è stato costretto a instaurare il presidenzialismo alla francese. Si trova ad essere un presidente che dal Quirinale nomina un suo primo ministro del presidente che sta a Palazzo Chigi, il quale ogni giorno prende la macchina dal Quirinale, sale e trafelato gli dice stiamo facendo questo e questo. E questa è una novità da cui difficilmente potrà tornare indietro. Ah, dici che sarà difficile? Ma certo, perché non capisco per quale motivo chi succederà a Napolitano non vorrà avvalersi degli stessi strumenti e dello stesso ma potere. Ma chi è successo a Cossiga non ha avuto... No, appunto, un attimo, dipende dai primi ministri. 21:08. Cossiga era primo ministro Andreotti e i limiti furono molto costituzionali. Matteo Renzi, un messaggio su Facebook, un'altra risposta a Bersani. A questo punto, incombe il break, ve lo leggiamo. No, leggiamo la prima del break, ma ancora qualche secondo. No, prima. Per tenere incollate le persone. Dici, conviene? Dai, vai. C'è pubblicità. Aspettate, non andate via. Matteo Renzi su Facebook, pochi minuti fa, a parte Mello che è andato a vederlo su internet,
Dice, ieri il segretario del mio partito, Bersani, ha detto che sono, aperte virgolette, arrogante, indecente, qualunquista, chiuse le virgolette. Mi spiace molto, dice Renzi, che Pierluigi, cui va il mio rispetto sempre a prescindere, scelga la strada dell'insulto. Non credo di meritarmelo, anche alla luce del comportamento di questi mesi. Per quanto mi riguarda, vorrei evitare le polemiche. Io faccio il sindaco e spero solo che si faccia presto, Geloni. Le aziende chiudono, le famiglie soffrono, la politica è lenta. Non faccio parte del gruppo dirigente, non tocca a me decidere. Mi auguro che chi ha responsabilità non sprechi tempo. Se questo significa essere indecenti, conclude Renzi, penso che siano in tanti in Italia a essere indecenti. Questa spaccatura peserà anche sull'elezione del presidente. Sì, la spaccatura del PD inevitabilmente... Vabbè, non è la novità di stasera, non è questo post che crea la spaccatura. Sì, sì, però siccome ieri Bersani, lo avevamo ricordato perché aveva parlato poco prima, non aveva detto specificamente che era Renzi. Ma infatti l'arrogante. Bersani non ha detto quindi, né arrogante né indecente. Attribuendo queste parole a sé, Renzi dice sotterra una ma sai, Matteo ha questo tipo di... Ho notato che lui fa così. Lui dice delle cose pesantissime sulle persone, tipo senza dignità, tipo che Bersani è mosso da interessi personali e che per colpa di questi interessi personali di Bersani non si è ancora fatto il governo. Poi quando qualcuno, Bersani o qualcun altro, gli risponde, allora dice, ma com'è possibile che voi ce l'abbiate sempre con me? È una tecnica molto efficace. Male per il PD, penso, nel futuro, perché c'è una divisione. E questo è il risultato clamorosi del nostro sondaggio. Chi vorreste al Quirinale, forse anche per il fuoco di sbarramento di Guzzanti Porro. Stefano Rodà 29%, Romano Prodi si ferma, tra virgolette, al 25,6%, Massimo D'Alema raccoglie uno strimizzito 5%, nonostante fosse la mozione chiesa, Emma Bonino 26,3%, Antonio Martino a sorpresa, è la carta coperta di Porro. È la carta coperta di Porro, questo 13,8%. Questi sono esattamente la lista e la classifica come l'ha messa Gomez nei primi due punti. Perché mi sembra che ci sia Rodotà prima e Romano Prodi dopo. Noi sentiamo la battuta finale di Peter. C'è la Bonino prima. C'è la Bonino. Emma Bonino. Noi dobbiamo salutare perché siamo in ritardissimo. Certo. Paolo Guzzanti, Senza più sognare, il padre, romanzo di una vita. Io consiglio a tutti quanti di leggerlo. C'è molto Quirinale. C'è grande storia del Quirinale, storia sua comunista. Di giornalista che l'ha seguita per anni. Noi ci vediamo sabato prossimo? Sabato prossimo. E saremo nel momento caldo delle elezioni. Ci sarà il presidente? Sì, probabilmente sì, no? Che essa? Non è detto, non è detto. Ci sarà. A sabato prossimo, grazie a tutti, grazie Peter da Milano. Grazie a voi.